Potrei dirvi semplicemente che è stato bello, divertente, sorprendente. In realtà è stato un viaggio atteso e programmato 3 anni, sofferto, difficile, doloroso. Abbiamo scoperto e superato ogni limite per i nostri corpi e le nostre menti. Ma dopo 500 km e 3000 metri di dislivello, la gioia di conquistare Mont Saint-Michel è stata travolgente. Eccolo, in lontananza che si inizia a scorgere le Mont Saint-Michel! Buongiorno, oggi è abbastanza devastante il risveglio, non stanchezza fisica ma sonno. Ora sistemiamo i vari bagagli, poi si parte. Allora, la situazione è questa, bici pronte, tutto pronto, solo che dobbiamo spostare la macchina perché l'hotel ha detto che è pieno. Finalmente siamo riusciti a partire, non senza difficoltà, tra la macchina da spostare e la preparazione effettiva di tutti i bagagli da portare. Abbastanza complesso, a dir la verità. Comunque ora stiamo andando direzione Notre Dame, 6 km siamo là. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, secondo video qui dalla Francia, direttamente dal Notre Dame. Notre Dame purtroppo che è tutto in ristrutturazione dopo l'incendio che lo ha praticamente distrutto. Comunque questa è la situazione, il mio compare che avete già visto nel primo video, direttamente dal Molise con onore, e io con la mia Lautier FT100 di fronte al Notre Dame. Il motivo per cui ci troviamo qui è perché partiamo ufficialmente adesso con la Velocenie. La Velocenie è un percorso in Francia che collega Parigi a Mont Saint-Michel, e quindi oggi partiamo, non abbiamo prenotazioni e quindi vediamo strada facendo. La prima tappa, la più importante di oggi, è sicuramente Versailles. Andremo a vedere da fuori sicuramente la Reggia e vediamo un po' che cosa ci riserverà questo viaggio. La mia organizzazione è la seguente: Lautier FT100 elettrica con 1000 watt di potenza. Qui sopra ho posizionato il supporto per lo smartphone di Quadlock con lo sgancio rapido. Questo perché praticamente qua andrò a mettere il mio smartphone con il tracciato GPX. Il GPX ci consentirà di avanzare tappa per tappa durante il nostro percorso. Da quest'altro lato invece ho un supporto sempre per il mio iPhone per fare vlog più o meno. Dopodiché qui ho messo il selfie stick magico di Insta360 che posso alzare fino a 3 metri per fare riprese con il modulo, con la Insta One RS, modulo da un pollice, o meglio ancora con il modulo da 360, così da simulare l'effetto drone. Ma ovviamente non poteva mancare il drone e quindi ho acquistato anche queste due borse su Amazon, una davanti e una dietro. Qui ci sono tutti i kit per la bici, il caricatore della batteria della bici e la borraccia. Ora partiamo da qui, la partenza di questo percorso è da qui, ci attendono circa 450 km e sarà dura a livello anale e non solo, quindi è tempo di andare perché oggi si è fatto un bel po' tardi. In teoria l'obiettivo è quello di fare una media di 80-100 km al giorno, però no, sarà tutto da vedere se riusciremo nel nostro intento. Ok, più o meno. Stiamo uscendo da Parigi lentamente perché abbiamo percorso appena 2,5 km da Notre Dame.
cartello ufficiale della Velocheny visto con indicazioni per Rambouillet e Versailles. Versailles sono circa 26 km dal Notre Dame e quindi dovrebbero mancare una dozzina di chilometri. Pausa acqua così alleggerisco anche lo zaino. Dopo aver scorrazzato per le vie di Parigi sembra quasi un sogno. Pausa pranzo. Non so se mi porterà fino a Mont Saint-Michel, ma quanto è figa questa bici. Ho scelta nera e gialla che faceva molta cattiveria. Pranzo assicurato con soli 22 euro qui da Belle Assiette. Non so, staremo male probabilmente. Ovviamente pranzo leggero. Ripartiti. Eccoci, Versailles. Finalmente arrivati alla reggia di Versailles. Sembra già un miracolo, no? Ovviamente la visita sarebbe super consigliata. Dentro ci sono centinaia di giardini. È grande 800 ettari circa, mi sembra. La visita va prenotata, ma come vedete di gente ce n'è fin troppa. E quindi noi non abbiamo assolutamente il tempo di fermarci e fare visita, perché una giornata da dedicare qua è sicuramente spesa bene. Ma noi continueremo la nostra Velocheny. Comunque molto bello, questo è stato un posto anche molto importante per quella che è la storia francese, perché era un po' il centro del potere e lo è stato per innumerevoli anni, patrimonio dell'UNESCO, e ovviamente il simbolo della reggia di Versailles è proprio quella di Luigi XIV. Ok, ripartiti dalla reggia di Versailles, ora proseguiamo verso la prossima tappa. Prossima tappa direzione Rambouillet, anche se non arriveremo entro oggi con la bici al 50% di batteria. Comunque ci siamo allontanati da Versailles di 5 km, ora proseguiamo. Velocheny a destra. Che bomba! Abbiamo fatto quasi 60 km oggi, arrivati a Château Fort. Che figata però! Davvero durissima, dura, cazzo! Durissima, davvero tante tante salite, altro che pianeggiante. Sti francesi del cazzo ci hanno inculato. Ma non molliamo mai noi. Siamo quasi arrivati a Saint-Rémy, mancano, soprattutto è questa la notizia, mancano appena 400 km a Mont Saint-Michel, robetta insomma. E soprattutto ora ci aspettano scale, grande. Non so. Non male come percorso ciclistico questa scalinata. Pausa di riflessione fatta qua sulla panchina, perché ci siamo messi alla ricerca di una accommodation per questa sera, una sorta di casa agriturismo. Una ventina di chilometri ancora mancano, visto che oggi ne abbiamo fatti pochi, e niente, poi la giornata, se Dio vuole, è terminata. Due sole tacche rimanenti per il bolide qua. Ripartiti. Attenzione, stiamo per superare i limiti.
ultimi 2 chilometri. Forse ci siamo. La Maison du Fargis. Arrivati. L'ente ufficiale della Velocenie comunica 100 metri di dislivello su tutto il percorso. Oggi abbiamo fatto una 70 di chilometri. No, 90. Quanti? 90 chilometri. 90 chilometri con 615 di dislivello. Mamma mia, questa Velocenie. Tanta roba, però almeno altri 100-200 chilometri potevamo farli oggi. Beh, dai, che cazzo molisano sei? Infatti. Sei la vergogna Gamboash. Purtroppo c'ho il... Wow, super super bello. Che bomba, questa è la nostra camera romantica. Guardate che vista. Signori, prima tappa andata, ma fa male. Alimentatore della mia bici messo al sole a stendere perché si è bagnato tutto a causa della borraccia che ha buttato tutto il tempo. Se non funziona più questo, sono fottuto. Visto che avevamo fatto poco oggi, andiamo al ristorante come defaticamente a piedi. 2,2 km, mezz'ora ad andare e mezz'ora a tornare. Non ci siamo indotici lui. Ebbene, questa giornata termina qui. Ci vediamo in un prossimo episodio. Iscrivetevi qua al canale per rimanere sempre aggiornati. Come al solito, tutti gli spoiler su Instagram. Noi ora facciamo il defaticamento per tornare nella nostra casa. Altri 2 chilometri e domani altri 100 chilometri in bici.